La situazione è così al momento per la LPA piccolo, l'ipoproteina, che purtroppo per il momento vede come unico trattamento veramente efficace l'aferesi lipoproteica. Avete anche sentito parlare che c'è in previsione anche un nuovo farmaco molto efficace di cui sappiamo ancora poche informazioni, non abbiamo avuto accesso a questo che è una fase sperimentale. Mentre per l'ipercolesterolemico familiare oggi c'è una maggiore disponibilità di nuove molecole che non sono solo l'aferesi lipoproteica, ma come avete sentito, diciamo, l'orientamento generale è anche quello di una personalizzazione del trattamento, perché avere più strumenti spesso può essere utile nel ridurre ad esempio il dosaggio di alcuni farmaci oppure allungare i trattamenti aferetici, quindi tutto nella direzione di migliorare le condizioni generali di un paziente che, ricordiamolo, è un paziente estremamente grave. Non so, ecco, se ho risposto. Che cosa si consiglia, diciamo, per prevenire la lipoproteina LPA? Insomma? Allora, purtroppo, diciamo, la lipoproteina è una proteina che ci ritroviamo nel nostro sangue in valori che non conosciamo, cioè, geneticamente ce la possiamo avere bassissima oppure altissima, quindi c'è poco da fare in questa direzione per prevenire. Purtroppo è una lipoproteina che non risponde per esempio di un'attenzione dietetica, cioè di particolari indicazioni dietetiche e nemmeno ai farmaci, quindi quello che si può fare è scoprire di avere questo problema prima di tutto, affidarsi a degli esperti e seguire le loro indicazioni che, ripeto, al momento sono abbastanza limitate, ma speriamo in un prossimo futuro non troppo lontano di avere qualche arma in più anche per questa lipoproteina così terribile.